tutto è pronto per la partenza, 28 minuti più un giro. Semaforo sbagliato, Riccardo Pera che è rimasto fermo, ha ingannato il povero Gianmarco Quaresmini. Dal comando è andato Alessio Rovera, sfortunatissimo Gianmarco Quaresmini. Adesso siamo nella bagarre del primo giro. Molto bella anche la partenza di Ivan Jacoma, che è il leader della categoria Michelin. Scordolate in variante alta, che sembra una curva facile, in realtà è una curva dove gli inesperti lasciano parecchi decimi preziosi di secondo. Vedo un grandissimo tempo di Alessio Rovera, 46,1, e sta dando circa un secondo a tutti gli altri. Vedete con quanta grinta Riccardo Pera sta cercando di andare a raggiungere Alessio Rovera. Mentre davanti Alessio Rovera direi che è abbastanza tranquillo, 3,5 secondi di vantaggio su Riccardo Pera. Però vedete che Jacoma ci riprova, arriva anche Gianmarco Quaresmini, Jacoma si fa da parte, sbaglia Quaresmini, ma riesce a mantenere la posizione anche perché Jacoma non ha voluto prendere rischi. E oggi ha fatto una gara tranquilla, una gara in solitaria, molto ragionata, molto direi professionale. Abbiamo fatto un test a fine agosto qui a Imola, che ha servito molto per il passo gara. Infatti si è visto perché la macchina era veramente perfetta. Io ho provato a stare dietro ma non c'era niente da fare, oggi andava veramente di più. Sì, aveva sempre qualche decimo di secondo di vantaggio. Obiettivamente non c'era molto da fare, speravo che magari Riccardo e Rovera si infastidissero un po' per le loro classifiche, ma Rovera ha scattato bene. Un punteggio così risicato di differenza, 2 punti tra il primo e il secondo, il campionato rimane ancora aperto fino alla fine e domani danno acqua, quindi è un'incognita anche quella. Si cercherà di fare del meglio, ma sempre con la testa.